abbiamo il piacere di ospitare il direttore di un istituto del CNR che si chiama ISM, che in corso diciamo di cambiamento anche la sua denominazione, ma che comunque è un grande istituto di studi sulle società del Mediterraneo, quindi socio-economico come area di interessi, che dal 2000, in realtà dal 2004, dal 2005, dal 2000 un osservatorio permanente sul Mediterraneo, quindi sul Mediterraneo che voi sapete, appunto, comprende anche l'Italia, una serie di paesi, quindi sponda nord e sponda sud, e ogni anno cura un rapporto molto ricco di dati, quindi un rapporto annuale che viene pubblicato con grande regolarità e con dati sempre aggiornati, ma dietro questa analisi di dati c'è anche poi un'analisi economica di ricerca, spesso di approfondimento, ma molto mirata ad essere più ampio, diciamo, destinata a un pubblico molto ampio di carattere, diciamo, istituzionale, di policymaker, ma anche di studenti, molti studenti, diciamo, universitari, di master e di formazioni diverse, non solo strettamente economiche, perché come vedete, diciamo, le analisi riguardano moltissimo le forze demografiche, socio-economiche e anche però politico-istituzionali, quindi questa grande dimensione multidisciplinare del rapporto di cui parlerà proprio il direttore e che, come vedete, qui oggi se ne presenta una ampia panoramica degli studi e delle analisi contenute in questo rapporto, ma in generale si parla di quest'area. Questo sarà fatto dal direttore, dal professore Salvatore Capasso, ma successivamente, come vedete, si presenta il rapporto 2018, andiamo qua, perché il 2019 è ancora in corso di preparazione. E quindi vedete che il tema chiave sono gli squilibri, quindi ci interessa tanto perché gli squilibri demografici, gli squilibri economici, ma anche diciamo tutta l'instabilità, quindi i divari istituzionali oltre che economici. Quindi io lascerei la parola al professore Capasso, non so se ho dimenticato di dire qualcosa, però la cosa importante che vi voglio dire, siamo pochi oggi, quindi interagite ancora più facile, anche durante, per chiedere spiegazioni, diciamo il professore è molto in grado di coinvolgervi, quindi fatene tesoro di questa esperienza anche per togliervi alcuni dubbi e farvi chiarire appunto anche dei passaggi. Quindi lascerei la parola al professore.